Buongiorno a tutti e ben ritrovati ancora una volta nel mio canale. Oggi mi propongo a voi in una versione del tutto nuova e completamente diversa. Questo video, infatti, è rivolto a tutti coloro che, come me, si trovano spesso ad avere la ruota della propria auto con problemi di pressione. Mi sono fatta spiegare come si fa a gonfiare la ruota della macchina. Ed ora lo voglio condividere con voi, sperando di potervi essere d'aiuto. Mi è stato spiegato che è un'operazione molto semplice. La prima cosa che bisogna fare è svitare il tappo che tiene la valvolina della ruota. Dopodiché si prende il manometro e si fa aderire alla valvolina. La pressione in questo momento è di 1,3 atmosfere e mi è stato spiegato che deve essere intorno a 2,1. E quindi adesso la gonfio fino a portarla alla pressione giusta. Ecco, come potete vedere, segna 2,1. A questo punto stacco il manometro, rimetto il tappo e la nostra ruota è stata gonfiata. Finalmente, niente più panico quando la ruota della nostra auto è a terra. Vi è stato utile questa piccola lezione? A me sì. Quando mi è stata insegnata, ho voluto fare un video dimostrativo, poiché spesso mi sono ritrovata con la ruota quasi a terra e non sapevo mai cosa fare, se non quella di andare dal gommista o dal benzinaio per farla rigonfiare. Ovviamente la ruota deve essere integra, altrimenti a nulla può valere gonfiarla. Spero a breve di poter fare un altro video in cui invece ci troviamo ad affrontare il cambio totale della ruota, cosa che allo stato dei fatti per me è off limits. Ci vediamo presto nel mio canale con altri video. Mi raccomando, iscrivetevi e condivideteli con i vostri amici. Al prossimo!